Mi chiamo Julian Dawes e dicono che ho ripulito Miami. Sì, è vero, mi sono liberato di alcune mele marce, ma non da solo. Ho passato una vita nella polizia. Per questo mi dispiace dover ammettere che il modo di lavorare di noi poliziotti, soprattutto alla sezione narcotici, è antiquato e inefficiente. Ma col vostro impegno potremmo mettere le basi per il futuro delle forze dell'ordine. Il vostro vecchio capitano si è dato da fare. Ha ripulito Miami. Senti questa. Chiamano Dawes, capo della polizia d'America. Da dove cazzo viene quello? È la presentazione di un investitore. Mai sentito parlare di Preferred Outcomes? No. Allora, per Dawes la sicurezza privata è il futuro. E vuole conquistare il mercato con Preferred Outcomes. Ho cambiato idea. Voglio tornare in prigione. Magari dopo. Prima questo. Una concessionaria? No, mafia coreana e Dawes è coinvolto. Immagino tu possa provarlo. No, ma ho un infiltrato. Si chiama Boomer. È una specie di mago dei computer al soldo della malavita. Lo andrete a prendere alla concessionaria. Ha delle informazioni che possiamo usare per colpire Dawes. Ricordami perché mai dovrai fidarmi di te. Perché odio Dawes almeno quanto lo odi tu. Finalmente potremo farla pagare a Dawes, ragazzi. Se lo merita quel figlio di brava donna. Mettiamola così. Questo Boomer è in ritardo di un'ora, Kai. Non risponde, significa che c'è qualche problema. Senza di lui non abbiamo nulla su Dawes. Beh, non necessariamente. Allora vuoi che entriamo? C'è ancora qualcuno dentro? Adesso chiama mia moglie e dille che farò tardi. Pensi di riuscire? Allora, voglio comprendere se devo guardare anche da altre parti, ma non credo. I tizi sono quelli, no? Sono fuori. Allora sì, dovete entrare. Avranno dei registri di vendita, informazioni sugli acquirenti, crediti, non lo so. Tutto quello che so è che questo posto è in marcia. Dovete solo trovare quel computer. La penna USB dovrebbe craccare la password e recuperare i file. Entrate e uscite, facile, no? Di sicuro non comprerei una macchina da quel tizio. Nick, occhio a Boomer, va bene? È un bravo ragazzo. Faremo il possibile. Siamo diventati dei babysitter. Parcheggia vicino alla concessionaria, dove c'è poca luce. Lo sai che saranno 20 anni? Rubo qualcosa. Tranquillo, dicono che è come andare in bicicletta. Eccoci fermati, no? Aspetta, fa la retromarcia, non me ne ero accorto, scusami. Scusami davvero, che poi guardate lui la faccia, cioè è davvero incazzato. Forse è solo l'espressione facciale. Perché fa questa faccia come se gli stessero facendo... lasciamo perdere? Si scende ora? Ok, mi sa di sì. Molto bene. Oh, partiamo già con un'arma? Pensavo dovessimo andare giusto a parlare, invece no. Andiamo a fare bordello. L'altra arma qual è? Ok, direi che siamo messi a posto, no? Quindi, nessuno... Non c'è nessuno in giro? Cioè, una città intera e non ci sono persone, ottimo. Mi metterebbe una concessionaria in un posto del genere? Uno a cui non frega un cazzo di vendere macchine. In effetti ha ragione, eh? Sale. Molto bene. Posso aprire, posso fare qualcosa, do un pugno... Oh! Cazzo, l'ho fatta suonare! Scusa, non volevo! Perdonatemi, le solite cazzate... E poi utilizziamo il nostro potentissimo, cazzutissimo piede di porco. Niente allarme. Bene. Qui gatta ci cova. Allora, apriamo lo scanner. Ci saranno 20 computer qua dentro. Se è online, non è quello che cerchiamo. Allora, dovrebbe esserci qui qualcosa. Cos'è questo? Ah, ok, posso cambiare le armi. Allora, vediamo un po'. Ah, ma quindi dovevo utilizzare il computer. Ma what the fuck?
Do not connect to internet. Non connetterlo ad internet. Perché? È questo. Ok, Kai. Speriamo che funzioni. Oh, merda. Abbiamo fatto scattare l'allarme silenzioso. Già. E quelli non sono poliziotti. Dividiamoci. Vado a controllare. Qua sta arrivando un bordello di gente. Per cui dobbiamo giocarcela bene, eh. Attenzione, non appena arriva lo colpisco. Beccalo. Abbattimento, ce l'ho fatta. Quindi lui ora si fa una bella dormita. Poi, probabile che ormai mi stia vedendo, eh. Arriva qua. Vieni qua, ti picchio. Bastardo cinese del cavolo. Chi è che sta sparando? Scusa. Oh, è all'esterno, ma ciao. Eliminato, eh. Il trasferimento dei dati è al 39%. Quindi... Oh, altra gente, cavolo, non l'avevo visto. Oh, mi sa che sta arrivando, eh. Oppure non sta arrivando. Trova una posizione, ne arrivano altri. Stai lì e resisti, Tyson. Allora, ti stai godendo il primo giorno da uomo libero? Tra questo e la prigione, scelgo questo. Qui e quindi abbiamo un Mendoza molto... Oh, oh, che cavolo è? Oh, cavolo, colpisci! Questi distruggono anche i muri, mamma mia! Siamo al 64%, ragazzi, ci vuole ancora un po' di tempo, dobbiamo insistere qua. Che poi sti tizi si mettono uno davanti all'altro. Siamo ancora vivi. Gran bel lavoro, Mendoza. Qualche trucco si impara facendo il poliziotto. Parli del diavolo. Arrivano i tuoi vecchi amici. Merda. Facile, diceva. Entrate e uscite. Purtroppo non è come pensavamo, eh. Siamo al 77%. Attenzione. Da dove arrivano? Oh, cavolo, che cazzo hanno questi? Oh, porca miseria. Oh, ragazzi, qua siamo messi male, eh. Oh, se siamo messi male. Oh, aspetta, arriva troppa gente. Allora, proviamo ad uccidere un attimo questi qui. Allora, tu sei morto, stolto. Oh, no, 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 è vivo, è vivo, è vivo. Sto scherzando, perché se la prende così tanto? Allora, uccidi lui. E ora vorrei comprendere cos'è che dobbiamo fare. Prendi la pennetta USB, bro. Ecco qua, prendi, prendi. Dobbiamo fuggire, cazzo. Arrivo, bro, arrivo. Vai, vai, che ci sono. Dove dobbiamo andare? Non ricordo dove l'hai messa. Sto andando, siamo fottuti, bro. Ammettilo che siamo fottuti. Torniamo alla macchina, ma è tutto inutile. Queste ci inculano con la mitraglietta lì. Allora, torna alla macchina e ce l'ho fatta. Prendiamo un'altra strada, eh. Questo sarà un casino. E lo sapevo. Non ne avevo dubbi. Cos'è che devo fare? Oh, porca miseria. Dobbiamo resistere. Mi sa che devo sparare al conducente, ma è a destra o a sinistra? Non riesco a comprendere dov'è che devo sparare, cazzo. Allora, fatemi pensare un attimo. Dovrebbe essere qui in zona. Mannaggia, ma è tutto inutile sparare. Questa volta devo farcela. Bastardo, ci provi ma non ci riesci, eh? O forse sì. Mi sa che siamo fottuti. Siamo nella merda fino al collo. Ma forse, aspetta, era previsto dal gioco questo. Sì, quindi non dovevo morire. Sento degli spari, ragazzi. Oh, ruba una macchina, una qualsiasi. Allora, questa non va bene. Oh, aspetta, eliminato. Oh, ragazzi, ma questi non muoiono. Ho finito tutte le munizioni. Mannaggia, allora ti martellerò fino alla morte. E prendiamoci la KM, che potrebbe essere un'arma buona. A questo punto direi di rubare una fottutissima auto. Andiamocene da qui. Oh, sei già a fianco. Come hai fatto, bro? Sì, sì, ci sono. Non so dove diavolo devo andare. No, no, torno sulla scena del crimine, scusami. Ho fatto la cazzata. Sì, sì, vai che giro, perdonami. Vai, ragazzi, muoviamoci. Devo svoltare. Non riesco proprio a comprendere dov'è che diavolo devo andare, eh. Ora però forse ci siamo. Ecco qua, siamo sul fiume. Oh, cazzo, roba da pazzi. Dai, abbiamo i file. Rientriamo. No, dobbiamo ancora trovare Boomer. Stai prendendo per il culo. Lavora allo sfasciacarrozze di Kang, qui vicino. Non posso decodificare quei file senza di lui. Dai, quei tipi della concessionaria ci stanno ancora dietro. Ascolta, vuoi colpire Dawes?
Questa è la prima cosa da fare, chiaro? Ok, ricevuto. Ci sentiamo. Diamo alla signora quello che vuole. Credo che li abbiamo seminati. Va bene, fermati pure lì. Troviamo questo Boomer. Che poi Boomer non è il nome del nemico in Left 4 Dead, quello lì che esplode. Ci sono? Mi sa che dobbiamo prendere un po' di roba da qui, ragazzi. Vediamo un po'. Ho messo il mirino alla mia precedente arma. E forse abbiamo anche ricaricato le munizioni. Possibile? Non ne sono sicuro, ma è probabile, eh? Vediamo un po'. C'è della roba da ispezionare qui, secondo voi? Oh, addirittura ci sono ben 4 prove. Oh, aspetta. Oh, che bordello che c'è qua. C'è troppa gente, mi sa. Credo che sarà piuttosto difficile riuscire ad eliminarli tutti, ma farò del mio meglio. Tra l'altro vorrei magari anche non farmi sgamare, ma davvero ne sono troppi e riuscire a fare una cosa del genere sarà un'impresa per me. Comunque, vediamo un po' quello che possiamo fare. Sto cercando di aggirare la zona, io corro, ma non so nemmeno dove diavolo sto andando. Vediamo un attimino, eh. Sono qui dietro, buonasera. Oh, c'è un tizio là. Mi sa che questo mi vede, cavolo. Allora, devo provare ad uccidere il tizio che è qui dentro. Almeno così siamo un po' più tranquilli. Vediamo un po'. Abbatti lui. Ecco fatto. Molto bene, abbattuto. Poi c'è uno di quelli che si muove. Non so dove diavolo appunto sia al momento. E vediamo se posso aggirare anche un altro tizio che è proprio qua. Vediamo un attimino se salgo. Poi salgo di nuovo qua. No, aspetta, salire qua è inutile, ragazzi. Devo semplicemente fermarlo subito. Eccolo qua, abbattimento. Proprio quello che volevo, ce l'ho fatta. Ora c'è gente qui. Devo provare a fare le cose in una certa maniera. Quindi provo a fermare lui che è proprio qui, eh. Non so se riuscirò a farcela. Abbattimento. Non ci siamo fatti vedere, che culo. E poi provo a fermare anche questo qui. Mamma mia, ragazzi, che culo qua. Ci sta andando, credo, fin troppo bene. Allora, proviamo a colpire lui. Lui dovrebbe essere uno dei nostri obiettivi. Colpisci. Ecco fatto. Lo arrestiamo e quindi dovremmo avere anche dei punti in più. Infatti, abbattimento ricercato. Ora ci sono 2 persone qua. Vediamo di utilizzare un attimo lo scanner. Oh, aspetta, questi chiamano anche rinforzi. Allora, potrei provare ad arrestare sti 2. Vediamo se questa potrebbe essere una buona idea oppure facciamo una cazzata. Ci posso provare? Quindi abbatto lui. Quindi fuori uno. E poi becco anche quest'altro. Ecco qua. Ecco qui. Direi che abbiamo proceduto piuttosto bene. Direi che siamo andati bene. Non è rimasto nessuno. Adesso troviamo Boomer. C'è un tizio che urla e non ho capito per quale motivo. Ho disattivato l'allarme. Questo affare non funziona. Vorrei però comprendere chi è. È qua dentro? Ragazzi, mi sa che è proprio lui. Quindi dovrei fare qualcosa. Vediamo un attimo. Non sono morto, quindi. Tu non sei Ecco qua, Boomer, sei qui dentro. Sei nel cofano? Ma sì, ma dai, ma che stupidaggine. Sei Boomer. Oh, amico, grazie. Tu sei l'amico di Kai, giusto? Amico di Kai, ma neanche per sogno. Che ti è successo? Hai presente quei file che mi ha chiesto Kai? Mi hanno beccato a scaricarli. Ti stavano mettendo in una pressa? Sai tutta quella roba da criminale psicopatico? Questi le fanno certe stronzate. Ma ce li hai i file, vero? Certo. Sono sul mio portatile, che è nella mia macchina, che è dall'altra parte di quel magazzino, che è pieno di guardie, cazzo! Per te il posto più sicuro è qua dentro. Cosa? No, col cazzo che Mosabe, vengo anch'io. Tranquillo, tornerò, te lo prometto. Amico, non puoi entrare nel magazzino senza la mia tessera. Ehi! Grazie. Ehi! No, bello! Ehi, amico! What the fuck? Ma cosa sta succedendo? Quindi, dov'è che dobbiamo andare, scusa? Serve una tessera? Fa la guardia, non sono nel magazzino. Se arriva qualcuno te lo dico. Ragazzi, qua sarà un bordello, eh? Ne sono sicurissimo. Devo cercare di allontanarmi. Questa cosa è una porta? Se apro qua, che succede? Proprio quello che pensavo succede.
Ci sono mille nemici qua. Proviamo ad abbattere lui. Ecco fatto. Ora devo stare davvero attento, eh. Questi possono vedermi da un momento all'altro. Devo abbatterli subito. Allora, provo a fermare anche questo qui. Tanto non mi vede. Ecco qua. Oh ragazzi, direi che stiamo andando anche bene, eh. C'è qualcuno che però mi stava vedendo. Oh, mi hanno visto. No, cazzo. No, mi hanno visto, ragazzi. Che presa per il culo, sul serio. Allora, via da qui. Che succede? Purtroppo mi hanno visto, cavolo. Mannaggia, vediamo qua chi c'è. Dovrebbe essere qua sul tizio, eh. Vediamo. Dove sei? Oh, ma ciao. Eccolo qua. Morto? Libera. Allora prendiamo il portatile e andiamo. Ok. Peccato che non so dove diavolo sia sto portatile. Dovrebbe essere nella macchina. Proviamo ad aprire sta porta e usciamo, eh. Oh, la macchina è questa. Oh, che culo, ragazzi. Direi allora che ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, il video si conclude qui. Per guardare la parte successiva cliccate sulla miniatura che vedete ora a schermo oppure sul link in descrizione in modo da essere indirizzati direttamente al video. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime parti del walkthrough e di seguirmi sulla mia pagina Facebook per conoscere date e orari di quando usciranno. Quindi, ragazzi, io vi saluto e alla prossima. Ciao!